Ciao, sono Martina e sono quella della libreria Diviso per Colori. Questa per intenderci. Ma bentrovati e bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Nuova video recensione, finalmente ultimo video di questa settimana su questa serie, sulla Dance Bride Academy con Anytime. Allora, rullo di tamburi, questo libro lo promuoviamo. Partiamo da questo, perché se i precedenti due mi ho fatto una testa che è un no, e qua. Allora, anche questo libro ha delle evidenti pecche. Però, raga, si vede che dopo due libri l'autrice si è ripresa, ha maturato, e questo libro è nettamente superiore ai primi due. Non so se sia perché l'ha scritto magari comunque in un'età diversa, non so se magari la caratterizzazione dei personaggi è stata un po' più maturata, non so se magari in lingua le abbiano fatto delle critiche sui primi due. Sta di fatto, questo terzo libro, raga, è degno della mia approvazione. Scherzo, cioè dico così perché cioè, li sto recensendo io, li ho letti. Allora, questo libro è... Allora, non aspettiamoci un voto altissimo, però neanche i voti che erano i precedenti. Tra l'altro non l'ho detto nei precedenti due video, ma ve li lascio qui sotto nell'info box, così andate via, vi andate a recuperare le tre recensioni. Sono tutti autoconclusivi. Potete leggerli tranquillamente in maniera sparsa, anche se c'è 1, 2, 3, ma potete tranquillamente leggerli in maniera sparsa. Nonostante quello che mi è piaciuto di più è anche quello meno postittato, probabilmente perché ero talmente presa dalla storia che me la sono cercata di godere senza sottolineando e senza postittando. E un'altra cosa che volevo dirvi è... Niente, approviamo sempre la solita ambientazione e approviamo anche un po' di più, ragazzi, la caratterizzazione dei personaggi, perché finalmente dopo due libri in cui erano insipidi, qua abbiamo un po' di sostanza. E lo so che sono ripetitiva, ma cavolo, mancava proprio in quelli, cioè ve lo giuro, era assurdo. Qui invece un minimo di caratterizzazione c'è. Cioè, perché lui, allora, lui è pazzo scatenato e comunque ha un passato molto turbolento. Lei anche, rimane ferita nell'incendio, torna a scuola, rivede i suoi amici che sono i precedenti protagonisti degli altri volumi. Però c'è anche questo nuovo arrivato, arriva direttamente dalla sfarzosissima New York, e quindi c'è questa cosa, secondo me lei l'ha descritta effettivamente bene, c'è questo protagonista tormentato che viene mandato in esilio dalla famiglia dall'altra parte dell'oceano, che incontra questa bravissima ragazza che ha un trauma anche lei. I due inizialmente si odiano e se ne diranno di tutti i colori, ed è una cosa che ho apprezzato, perché a differenza degli altri due in cui praticamente sono pucci pici pici pici, qui almeno c'è un po' di sostanza e la caratterizzazione di entrambi è molto coerente con il protagonista, con il personaggio, e cresce dall'inizio alla fine. La cosa che mi ha fatto promuovere a pieni voti questo libro è come l'autrice ha trattato il passato di lui. È trattato bene, perché lui è uno stronzo dall'inizio alla fine, si scopre il motivo per cui è stronzo e avrà una sua poi, come si dice, conclusione, cioè arriveranno alla fine come Dio comanda, e con, cioè nel senso, la storia di lui, che lui si chiama, lei è Olive, lui è Colin. Ecco, la storia di Colin si concluderà comunque degnamente e soprattutto nella maniera più giusta possibile, nonostante gli sbagli che lui ha fatto e ha ammesso di aver fatto. Una cosa che davvero mi ha colpito è proprio questa, perché cavolo, i primi due a volte erano anche, passatemi il termine, sconclusionati. Questo invece almeno c'ha una conclusione degna di nota, ma soprattutto entrambe le due storie fanno il suo corso, sia da soli, come protagonisti singoli, per superare i loro traumi, le loro difficoltà, ma sia insieme. C'è una cosa che ho apprezzato tanto, è stata questa, cioè il fatto che comunque anche nel momento del bisogno di entrambe lui c'era, e quando non c'era lui c'era lei, si davano man forte, si sono confidati tutto. Cioè, questo almeno ha davvero, raga, una linea logica che non hanno gli altri due. Quindi io penso che l'autrice dal primo al terzo sia evidentemente cresciuta molto, magari in lingua ha
cercato e ha trovato delle persone che l'hanno criticata e nel corso del tempo è cresciuta, questo è innegabile. Sicuramente non so se leggerò altri libri, se arriveranno in Italia, di questa autrice, però almeno, dico almeno, al terzo libro vi faccio una recensione positiva e vi dico: cavoli raga, questo vale la pena di essere letto, e tra l'altro può essere letto indipendentemente dagli altri due, perché si apre sì collegato al precedente, però alla fine l'autrice, che è prolissa e ripetitiva, spiega tutto di nuovo, quindi sostanzialmente potete andare via sereni. Ripeto, la prolissità e le ripetizioni ce ne sono a sé, però sinceramente dopo tre, ho le paciole a forza di parlare, perché è il quinto video che registro di fila, tra l'altro, come dicevo, mi sono persa. Sì, non so poi cosa stavo dicendo, ma comunque la coerenza di questo romanzo, almeno dall'inizio alla fine. E ripeto, sì, appunto, la prolissità, stavo dicendo, che belli i miei video, sono proprio sconclusionati anche i miei video, cioè, capite? E tra l'altro questo weekend, voi non potete saperlo, ma ho letto 4 libri. Forse il mio cervello inizia a fumare, però vabbè. Dicevo, la prolissità e la ripetitività di questa serie e di questo libro, cioè, c'è anche qua. Però, dopo due libri in cui, cioè, praticamente ripeteva sempre le stesse cose, c'erano sempre le stesse pare mentali dei protagonisti, qui c'erano, ma ci sono passata sopra perché dicevo, vabbè, tanto sono riuscita a sopportare i precedenti, vuoi che non riesco a sopportare questi, vabbè, comunque, niente, quindi raga, questo libro ho provato, bello, bello, carino, lui, lei, la storia di lui, la storia della famiglia di lei e la famiglia di lui, come, cioè, come tengono testa ad entrambe le madri, due troie pazzesche, cioè, veramente raga, cioè, è stata una boccata d'aria fresca questo libro dopo i precedenti due, ve lo dico. Allora, stavo parlando con Anna Pia di queste letture, oltre che, vabbè, con altre persone, ma perché mi fa più ridere lei, lasciamo. Cioè, in realtà, la Marcotti, quando gli ho scritto Alice sono un po' insipidi, mi ha risposto mettici il sale, e già qua capiamo tante cose. Ma stavo parlando con Anna Pia, che quando gli ho scritto ho promosso il terzo, mi ha scritto sia lodato il signore, perché non mi sopportava più, era tutto il giorno che le dicevo ho bocciato il primo, ho bocciato il secondo, e mi fa, quando la sera mi ha scritto, mi fa, ma alla fine il l'ho promosso, mi fa, finalmente. E niente, dicevo appunto, che dai, nel comunque mi ha sopportato, mi ha detto sia lodato che al terzo l'hai promosso. E niente, quindi raga, questo libro, terzo della serie, che potete comunque leggere indipendentemente dai primi due, è promosso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete letto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con una nuova video recensione di un libro che sto amando e che non vedo l'ora di parlarvene, perché è un'autrice che io amo. Quindi niente, alla prossima, un bacio, ciao!